Con l'assessore Roberto Lepone oggi si porta a battesimo una bella iniziativa che porta turismo e sport ad andare a braccetto sul litorale di Minturno. Bisogna cominciare a muoversi in questi ambiti. Assolutamente sì, e questa iniziativa noi l'abbiamo pensata proprio con questa prospettiva, appunto, di coniugare lo sport, oltre che con tutto un sistema di valori che allo sport sono legati, ma anche con delle prospettive di carattere economico che ne possono scaturire. E mi riferisco in particolare all'organizzazione di eventi di respiro regionale, interregionale, nazionale, che possano diventare un momento di attrazione per la nostra località. Il basket a Scauri ha scritto la storia e lo sta rifacendo in questo periodo. Ne hai fatto anche parte da cestista. Diciamo che cominciamo a portare campioni sul litorale, manca solamente quei vecchi tornei internazionali, ma le basi si stanno buttando. Sì, in effetti io sono un ex giocatore di pallacanestro e quindi ho anche una mia sensibilità, una particolare sensibilità a tutto ciò che ruota e che attiene al mondo del basket. Ero bambino quando, insomma, si giocavano sui campi dell'Arena Mallozzi i tornei con i grandi team internazionali. Mi ricordo la nazionale russa, gli americani, che per noi a suo tempo non li vedevamo neanche alla televisione, rappresentavano un evento veramente eccezionale. E quindi ecco, questa è un po' l'idea guida che ci ha spinto anche così a fare un discorso di rilancio, di prospettive nuove e di riqualificazione anche di un'area sportiva che ha rappresentato soprattutto per gli scauresi un momento significativo di formazione e di crescita di intere generazioni. Nei prossimi giorni Scauri sarà protagonista anche sul mare perché ci sarà la Coppa Italia di Kitesurf, quindi un segno maggiore per portare lo sport e coniugare sport e turismo, dimostrando che non c'è solo il basket, ma anzi facciamo anche altre attività. Assolutamente sì, noi non focalizziamo la nostra attenzione su un settore particolare, noi stiamo facendo un discorso di valorizzazione di tutte le specializzazioni del mondo sportivo e quindi hai citato la vela, ma ti posso dire che ci sono in cantiere anche dei progetti che attengono alla pallavolo, alla beach volley, dei tornei. Importanti tornei di calcio su cui si sta lavorando, che si stanno ancora progettando. La prospettiva è quella di valorizzare un po' tutte le attività e le specializzazioni che sul nostro territorio comunque in qualche maniera hanno costruito una loro storia. La pallavolo anche a Minturno c'è un'antica tradizione. La vela è vero che non ha proprio un'antica tradizione, ma è pur vero che È abbiamo un a movimento. Minturno abbiamo il piacere di avere concittadini che hanno riportato risultati brillanti anche alle Olimpiadi e che hanno messo a disposizione la loro professionalità, la loro passione per creare degli eventi come quello che si svolgerà fra qualche giorno sul nostro litorale. In particolare mi riferisco a Ercole Petraglia, no? Che è uno dei nomi illustri della vela, direi, nazionale. Non solo nella vela, visto che la figlia è La un'ottima figlia, sì. schermitrice, un'estate che ormai è alle porte, incombe. Come si è preparato il comune di Minturno, anche se oggi portiamo a battesimo pari un'iniziativa delle tante? Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle manifestazioni che il Comune sta programmando. In realtà ancora non abbiamo dato grande pubblicità a questi eventi perché ci sto ancora lavorando insieme agli altri delegati del sindaco e quindi abbiamo convocato una riunione qualche mese fa con tutte le associazioni del Comune di Minturno, alle quali abbiamo detto quali erano le nostre intenzioni, e cioè quella di creare degli eventi che avessero un'importanza tale da funzionare anche da richiamo turistico, in modo tale da costruire
soprattutto per la non tanto per la prossima stagione estiva, la prossima stagione sarà un momento così di verifica, ma soprattutto poi per l'anno prossimo anche degli eventi su cui si possono organizzare magari settimane particolari da proporre anche al mercato agenziale, cioè delle agenzie di viaggio, e portare diciamo altri segmenti di turisti che sul nostro litorale insomma magari non sarebbero venuti. E allora l'apertura del comune è massima, anzi ognuno può fare la sua e speriamo anche noi di fare la nostra parte per aiutarvi. No, sicuramente voi la state facendo con quest'opera di divulgazione e di informazione che è assolutamente importante. È importante sicuramente il supporto, il sostegno e la condivisione da parte dei cittadini, perché poi sono loro che ci devono sostenere in queste iniziative. Noi che facciamo parte dell'amministrazione possiamo soltanto così tracciare una linea di indirizzo, ma questa linea, perché abbia senso e porti valore al comune, è necessario poi che sia condivisa, che sia sostenuta, che sia supportata, altrimenti da soli non si va da nessuna parte.